Grazie all'Istituto Marotta per l'invito e a Laura Bazzicalupo per essere qui a dialogare. Il concetto di stato d'eccezione è stato adoperato per descrivere ciò che abbiamo vissuto fino a qualche settimana fa. È un concetto a cui si è arrivati con molta fatica e che è stato utilizzato da chi lo ha pensato in chiave violentemente antiliberale, ma anche antidialettica. Il concetto di stato d'eccezione, che trova la sua celebrità nel testo di Carl Schmitt, intitolato Teologia politica, il concetto di Ausnahmezustand, di stato di eccezione, è un concetto giuridico, sicuramente. Schmitt più volte lo sottolinea, e tuttavia è un concetto giuridico, come dice lui, della sfera estrema, cioè è quel punto in cui l'ordine giuridico conosce il proprio limite originario. Cioè il fatto di essere, come afferma lo stesso Schmitt nel corso di questo libro molto importante, di essere fondato sul nulla. E il concetto di stato d'eccezione inverte sostanzialmente il rapporto fra norma e eccezione. L'eccezione è ciò che spiega, mentre la norma è un derivato. La norma è un tentativo mai riuscito di neutralizzare l'eccezione. L'eccezione è all'origine della norma. Questo per Schmitt deriva da una teoria della storia come della storia moderna, come metafisica vuota di sostanza, ma questo lasciamo stare. Diciamo così, questo significa che esiste un rapporto che è non solubile, no, non risolvibile, fra il diritto inteso come ordine e il fatto che il diritto è posto attraverso la violenza, cioè la violenza politica, e che il diritto conserva dentro di sé questa sua origine, questo suo essere stato posto. In parallelo, rispetto, adesso lasciamo stare se l'uno aveva cognizione dell'altro, io non credo, ma insomma, in parallelo, pochi mesi prima che venisse pubblicato il Teologia politica di Carl Schmitt, qualche cosa di abbastanza simile era stato detto da Walter Benjamin nel saggio per la critica della violenza, dove anche lì si associava con chiarezza la forma giuridica e la violenza presentata come necessità del sacrificio, ecco, dove la parola chiave è necessità, cioè l'idea è che l'eccezione è l'iterazione della violenza presentata come unico destino. Come Benjamin tratti questa l'eccezione in modo sostanzialmente opposto rispetto a quello di Schmitt, almeno sotto il profilo dell'orizzonte in cui la nozione viene sviluppata, in questo momento non interessa. Interessa invece un'altra derivazione che è presente, che nasce dal testo di Benjamin, cioè il concetto di nuda vita. Benjamin sostiene che tutta la struttura giuridico-politica moderna che si vuole come struttura di protezione della vita è invece una struttura che spoglia la vita, no? La rende nuda, la spoglia di ogni qualità e la considera semplicemente qualcosa di biologico. Questa è una interpretazione della modernità molto
molto fortunata, per certi versi anche nella sua radicalità coglie nel segno. Ma lasciamo stare questo adesso. La nuda vita, e dunque la nuda vita è il prodotto della sovranità decidente. La sovranità, cioè la violenza che pone il diritto, mentre pone il diritto, trasforma la vita in nuda vita. Bios in zoe, secondo Agamben. Ora, ecco, durante la fase del lockdown, si è detto, si sono adoperate queste categorie, voi capite, sono categorie fortissime, sono categorie che hanno in sé una carica di radicalità, di destrutturazione verticale, abissale, letteralmente abissale. Si sono adoperate queste categorie per dire che durante la fase del lockdown la sovranità aveva finalmente gettato la maschera e si manifestava nella sua forma più radicale, cioè nel suo produrre nuda vita, il che vuol dire produrre una vita priva di legami, una vita slegata, una vita dissolta, dissoluta, cioè una società fatta di individui tutti alla mercé, come ciascuno come singolo, del potere sovrano. Decisione è questo. La sovranità taglia le apparenze di legame che la società e gli individui in essa avevano creati e riporta gli individui alla condizione moderna, originaria. Cioè individui che chiedono e non possono essere altro che chiedono di vivere e non possono essere altro che trattati come esseri zoologici dei quali si può disporre o allevandoli, mantenendoli in vita, o consegnandoli alla morte in vario modo, consegnandoli al carnefice oppure lasciandoli morire. Ecco, la società dissolta, slegata, proprio perché il contagio, ciò che mette gli uni a contatto con gli altri, in realtà è l'occasione perché la sovranità tolga i contatti e riporti la società al suo essere sostanzialmente un deserto costituito di atomi, di granelli di sabbia. Ora, voi capite che questa è una posizione antiliberale, cioè secondo i liberali la società non è e non può essere questo, la società non è così infinitamente plastica davanti al potere sovrano. Resiste, perché prima del potere ci sono i limiti del potere, perché prima della sovranità ci sono i diritti, perché prima della forza dello Stato c'è la forza della società. Tutto ciò tradotto nella logica giuridica è costituzionalismo versus assolutismo. E allora qualcuno, nel caso specifico Giorgio Agamben, ha detto, bene, abbiamo visto che è stato creato un caso d'eccezione che, come tutti i casi d'eccezione, esprime la verità della norma. Cioè la verità dell'ordinamento liberal democratico viene finalmente alla luce in questa circostanza estrema. Quanto è sostenibile questa posizione? Io personalmente ho argomentato in questi termini, dando per scontato che i filosofi devono in un qualche modo essere esagerati, cioè devono essere radicali nella loro argomentazione. Ho fatto notare, e lo faccio notare ora, un curioso fatto, cioè che l'enorme fatica, anche proprio teorica, concettuale, con cui il pensiero negativo, perché di questo si tratta, che Benjamin e Schmitt sono parte di quel. E poi il pensiero dialettico che si è contaminato col pensiero negativo, penso a Tronti, l'enorme fatica con cui viene trattato il caso d'eccezione sotto il profilo teorico, la sua
è un concetto, lo stato d'eccezione è un concetto difficilmente maneggiabile, arriva al paradosso, no? Il potere che non è ordine ma è essenzialmente disordine. Bene, tutto ciò che nasce contro il liberalismo, tutto ciò che tratta i liberali come degli inconsapevoli. Qui Schmitt è fondamentale, cioè chi sono i liberali? Sono quelli che non capiscono la teologia politica. Bene, tutto ciò è stato tranquillamente, direi prosaicamente, posto in essere dentro un ordinamento come il nostro, che sotto il profilo della classificazione è sicuramente un ordinamento liberale democratico, è stato posto in essere con estrema semplicità, facilità e direi ateoreticità, dai nostri governanti, che ci sono arrivati senza, al di fuori del sapere libresco. Effettivamente l'epidemia, la pandemia, è stata combattuta con gli strumenti della sovranità. Questo direi che è indiscutibile. Prima di tutto con gli strumenti spaziali di cui la sovranità si serve, cioè i confini. Confinamento, intanto la chiusura dei confini nazionali, la chiusura dei confini regionali, la chiusura delle persone in casa propria. Cioè si è ceduto spazio per guadagnare tempo, no? La sovranità è controllo dello spazio. Direi che se la pandemia è la globalizzazione, cioè qualcosa che non conosce confini, è stata combattuta attraverso una protezione confinaria, un protezionismo spaziale, attraverso il confinamento. Primo punto. Secondo punto, è vero, abbiamo combattuto, è stata combattuta la pandemia attraverso, con lo strumento della sovranità, non solo attraverso lo strumento della sovranità spaziale, ma anche attraverso lo strumento della sovranità capace di destrutturare una società e di ristrutturarla. È quello che è avvenuto. La società italiana prima della pandemia era qualcosa di relativamente complesso. Poi qui bisogna stare attenti. Il processo di dissoluzione della complessità della società è stato posto in essere dal neoliberismo. È il neoliberismo che ha nel proprio DNA la individualizzazione della società. E in ogni caso, prima della pandemia, benché il processo di dissoluzione della società fosse parecchio avanzato, cioè per dissoluzione intendo il fatto che la società da molto tempo fa fatica a produrre ordine da se stessa, a produrre forme di aggregazione minimamente stabile, i partiti sono scomparsi, i sindacati sono in agonia da tempo, le forme associative sono effimere sostanzialmente. Il neoliberismo vuole una società di individui, non una società, non dico di ceti, ma una società di raggruppamenti. In ogni caso esisteva una complessità della società. Questa complessità dalla pandemia e dalla reazione politica alla pandemia, dalla reazione sovrana alla pandemia, questa complessità è stata al tempo stesso rasa al suolo e complicata. Rasa al suolo perché improvvisamente la società non è stata più composta di professori e studenti, di imprenditori, di lavoratori, di associazioni culturali, cioè tutto ciò che era una società, ma si è semplificata brutalmente. I legami sociali sono stati tagliati, non ci si poteva incontrare, non ci si poteva mettere insieme e la definizione della società veniva posta attraverso un atto sovrano e la società era divisa in non ammalati, portatori sani, ammalati con pochi sintomi, ammalati con sintomi gravi che devono essere portati all'ospedale, ammalati con sintomi gravissimi che devono essere messi sotto respiratore, morti. Cioè,
un unico punto di vista, un'unica classificazione si sovrappone, non dico alla spontaneità della società, ma insomma alla sua precedente complessità, per quanto minacciata dal neoliberismo. Al tempo stesso, questa semplificazione è stata una complicazione, ci siamo passati tutti, perché l'abbiamo visto che non soltanto per la difficoltà tipica della nostra pubblica amministrazione piuttosto malandata, ma per la stessa natura del comando sovrano, queste categorie nuove dentro le quali veniva posta la società erano a loro volta continuamente mutevoli. Vi ricordate quante volte abbiamo dovuto cambiare i fogli di via, i fogli, i lasciapassare che bisognava portare con sé nella sventurata ipotesi si dovesse uscire di casa, e quanta no, continua produzione normativa si aggiungeva e si sovrapponeva continuamente giorno dopo giorno per in realtà mobilitare questa società che appariva invece organizzata attraverso appunto pochi chiari concetti, malati, non ammalati, malati leggeri, malati pesanti, malati pesantissimi. Al tempo stesso semplificazione e mobilitazione. E questo è stato un momento in cui si è visto che la società è davvero plastica nelle mani del potere. E questo in una situazione giuridica, la nostra, nella quale non c'è la previsione, la fattispecie, non dico del caso d'eccezione, che non è una fattispecie per definizione, ma non c'è la fattispecie del caso d'emergenza, non c'è una fattispecie dello stato d'assedio, cioè non stanno nel nostro ordinamento questi concetti. La cosa proprio più notevole è questa, che in un ordinamento che non prevede esplicitamente il caso d'eccezione, questo si è prodotto senza che si producesse un colpo di Stato. Si è prodotto come? Col combinato disposto di una serie di norme di vario livello. È stato chiamato in causa il codice della protezione civile, che è una legge, un insieme di leggi approvate dal Parlamento. È stato chiamato e poi su questo sono intervenuti dei decreti legislativi ordinari. Il tutto, come dire, acceso da un propellente che è stato, e in parte è ancora, una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, a differenza dei decreti legge, non devono passare attraverso il Parlamento, cioè sono atti amministrativi. Per cui si va dall'atto amministrativo al decreto legge, alla legge, avendosi alle spalle un'interpretazione gerarchica dei diritti costituzionali, un'interpretazione implicita, che appunto ci dice ciò che conta di più nel nostro ordinamento è la nuda vita. Tutto il resto viene meno, viene dopo. Stiamo attenti perché da una parte ciò è ovvio, se vuoi avere dei diritti devi essere vivo. Dall'altra, l'utilizzazione della nuda vita come criterio discriminante critico comporta che, sotto il peso di questa decisione sovrana, ciò che viene scartato sono le qualità e resta soltanto la quantità, cioè il quantum di nuda vita che ciascuno ha. È stato detto, e qui non voglio entrare nel merito, ma insomma non so se è vero, ma certamente è verosimile, ecco, che nella fase in cui era più acuta la pressione sulle strutture ospedaliere, era attraverso la misurazione della nuda vita, misurazione quantitativa della nuda vita, che veniva deciso chi poteva accedere alle cure salvavita e chi invece ne veniva escluso. Cioè, chi ha poco da vivere non lo mettiamo nemmeno nella macchina che aiuta a respirare.
non so se è vero, è certamente verosimile. E ci si è interrogati su se tutto ciò sia una aberrazione o una conferma. Secondo il mio parere è una conferma. Altro discorso è se è un colpo di Stato o una normalità. E per ora chiudo, dopo aver risposto a questa ultima domanda, perché secondo me ho già parlato abbastanza in questa prima fase, non è stato un colpo di Stato, ma non è stata nemmeno normalità. Dire che è normalità è assurdo, o evidentemente non saremmo qui a parlare se fosse normalità. Ma non è stato nemmeno un colpo di Stato, è stata, diciamo così, la autoattivazione della logica sovrana che, per quanto il nostro ordinamento non sia un ordinamento sovranista, è pure contenuta nel nostro ordinamento a livello elementare di volontà di esistenza del popolo che ha posto l'ordinamento a suo tempo. E nella volontà, quando viene in gioco la volontà di esistenza, allora la sovranità, come dire, riemerge attraverso le proprie logiche automaticamente. Trova il modo di riemergere. E lo ha trovato, di riemergere attraverso logiche spaziali e attraverso logiche di dissoluzione della società e di ricomposizione scomposta della società. Il punto è, quanto dura questa cosa. Cioè, questo caso d'eccezione, che è una conferma di logiche profonde della modernità, logiche che non sempre sono attivate, ma che possono sempre esserlo, ecco, quanto dura questo momento di, come dire, vigenza acuta di queste logiche? E qui c'è da interrogarsi. Alcune di queste non piacciono, alcune di queste sono state vissute con sofferenza dal corpo politico, il lockdown. Altre piacciono a diversi poteri. Basti pensare alla traduzione della nuda vita in vita elettronica. Quando sei un mero esistente privo di legami, ti viene offerta l'opportunità di ricostituire legami attraverso l'elettronica. Questo pare sia piaciuto. Penso che sia un'opportunità che era giusto cogliere nella fase dell'emergenza, e penso che sia un'opportunità che è giusto non cogliere, augurandoci noi tutti di poter tornare ad esistere come persone, non come fascio di elettroni. Non solo, ma la riduzione degli spazi, la riduzione del legame sociale, che è quello che è successo, già in atto, e accentuata durante la pandemia in virtù del potere sovrano, questa riduzione del legame sociale è qualcosa che va considerata come una parentesi o va considerata come una nuova linea di sviluppo della nostra società? Cioè, il telelavoro esiste, esisteva anche prima della pandemia, durante la quale invece si è inventato lo smart working, cioè qualche cosa che appunto dovrebbe pure essere gradevole, che è in realtà una forma estrema di dipendenza del soggetto da poteri che egli non controlla in alcun modo. Ecco. Ora, abbiamo dunque teledidattica, abbiamo smart working, abbiamo le app di controllo. E anche qui, il capitalismo di controllo non è stato inventato dalla pandemia. Abbiamo una quantità di libri su di esso scritti negli anni scorsi, non da molti anni, ma insomma negli anni scorsi. Vogliamo andare avanti? Vogliamo andare avanti su questa strada? Cioè, vogliamo che la induzione di paura nel corpo sociale porti il corpo sociale continuamente a temere qualche cosa e quindi ad accettare controllo, quindi ad accettare sicurezza, quindi ad accettare proposte di sicurezza, quindi ad accettare forme di subordinazione
sempre più strette in nome della paura della seconda ondata, della terza ondata. Ecco, queste sono le domande aperte. Dunque, caso d'eccezione sì, c'è stato. È codificato? No. È un colpo di Stato? No. È la logica della sovranità che si afferma. Che effetti produce? L'abbiamo detto. Si riesce a chiudere, a mettere tra parentesi il caso d'eccezione o ce lo teniamo come nuova normalità? E adesso mi fermo e vi ringrazio. Grazie, grazie a lei professore. E, sì, io non tolgo ulteriore tempo, la discussione avremo spazio successivamente per svilupparla ampiamente e quindi darei il benvenuto e presenterei la nostra seconda relatrice, che è Laura Bazzicalupo, che insegna filosofia politica all'Università di Salerno. È la presidente della Società Italiana di Filosofia Politica. Le sue ricerche si sono concentrate, tra le altre cose, sulla biopolitica e sulla governamentalità neoliberale, con particolare attenzione alla logica economica che la informa. Tra i suoi libri più noti, c'è Biopolitica, una mappa concettuale, Politica, rappresentazioni tecniche di governo, Dispositivi e soggettivazione, questi sono solo alcuni dei titoli. Io davvero non voglio togliere spazio, quindi le cedo la parola senz'altro e la ringrazio in anticipo. Grazie a voi, siete stati carinissimi ad invitarmi, molto contenta e poi soprattutto di parlare dopo Carlo Galli, diciamo, ha fatto un'analisi talmente, diciamo, completa e così acuta del problema dello stato di eccezione nel contesto attuale, che anche nel contesto attuale, con tutto il suo background, che in un certo senso alleggerisce il mio compito. In quanto io avevo pensato di organizzare, diciamo, questo primo discorso introduttivo, diciamo, sul segmento concettuale che unisce eccezione ed emergenza, soprattutto il termine emergenza, che, diciamo, è più vicino al problema del neoliberismo. I due concetti, emergenza ed eccezione, sono stati a lungo adoperati, diciamo, in modo intrecciato, nello stesso contesto. Però di fatto non coincidono, e sicuramente nel periodo della nostra contemporaneità, diciamo proprio quella neoliberale, entrano in tensione, per poi in questa fattispecie, in questo momento specifico, essere invece oggi rovesciarsi l'uno nell'altro. Quindi può essere interessante vederli in tensione. Dunque, nel moderno, faccio rapidamente perché lo ha spiegato benissimo Carlo Galli, però ripeto anch'io, i due concetti, cioè anche quello di emergenza, si installano in una ontologia dell'ordine, cioè a partire, cioè da un ordine perduto, forse mai posseduto, che sarebbe poi più preciso, si innestano su questa perdita, sul negativo, su una crisi, su una catastrofe incombente. Il negativo è l'accidente, la contingenza, un'ombra che evidentemente sovrasta tutta la modernità sociale e politica. Non riguarda però la natura. Su questo elemento richiamo la vostra attenzione perché ci servirà poi per dopo. Il nodo emergenza-eccezione è l'evento che può distruggere l'ordine, ma ed è anche l'evento che può ricostruirlo, proprio in quanto eccezione sovrana, potere costituente. Lo stato di eccezione assume dunque la posizione interna-esterna propria del significante padrone nella logica del linguaggio, nella logica della rappresentazione, cioè quell'elemento eccezione che regge il tutto, che è condizione di possibilità, condizione di esistenza di una serie di significati, ma che non appartiene ad essi in qualche modo. Il diritto ha tentato e tenta appunto di regolarla, diciamo così, addomesticarla con una autosospensione sempre circoscritta, puntuale e temporanea. Però noi scopriamo, e lo ha detto benissimo proprio il professor Galli, dipende in realtà da essa.
Irti, proprio in occasione, Natalino Irti, proprio in occasione della pandemia, ci ricorda che perfino il diritto privato, non parliamo del diritto pubblico, ma il diritto privato, che però oggi ha un sviluppo enorme, subordina la validità del contratto, nella sua forma massima, alla formula rebus sic stantibus, cioè per significare che l'accordo è valido se il contesto non muta catastroficamente e radicalmente, cioè c'è una specie di limite di vigenza. La coppia, quindi emergenza e eccezione, tutte e due, nel linguaggio dunque giuridico-politico, che è proprio del moderno, è un dispositivo di razionalizzazione, volto ad individuare. L'obiettivo è individuare la fonte responsabile di una decisione urgente. Ma proprio la sua aporeticità, che è stata sottolineata appunto da Carlo Galli, ne rivela invece l'anima segretamente biopolitica, cioè il segreto biopolitico del diritto e della politica. La politica in realtà emerge installandosi sulla questione della vita, della violenza, della sopravvivenza, anche se nel quotidiano questo aspetto non è sempre visibile, qualche volta è rimosso, qualche volta è sottinteso. Però da sempre la sicurezza-salvezza è un fattore cruciale, è l'orizzonte preliminare, il presupposto delle organizzazioni sociopolitiche. E naturalmente questa salvezza la si persegue con strumenti che si ritengono adeguati e poi sempre con strategie discorsive che sollecitano, che diciamo ne dicono la necessità. Il regime di necessità è fondamentale. Sicurezza e vita sono dunque prioritarie, ma sono prioritarie sia nel moderno che però è ancora oggi moderno. Cioè quando il dinamismo sociale e l'individualismo spinto da un lato aprono spazi di effervescenza produttiva, dall'altra mostrano di non essere in grado, in quanto individui, in quanto diciamo singoli, in quanto privati, di difendere la soglia oltre la quale il rischio liberato dall'attivismo anarchico non può andare. Soglia di sopravvivenza biologica degli individui e del popolo comunitario. Soglia che richiede la gestione politica del collettivo, del pubblico. Non si può parlare dunque, a mio avviso, naturalmente non sono appunto una gamberiana, non si può parlare di vera discontinuità quando al linguaggio giuridico si affianca in tono, diciamo, meno drammatico appunto, e oggi prevale il modus biopolitico che governa direttamente, immediatamente le vite, con una logica economica, pragmatica, problem solving. Che significa problem solving? Che risolve, vuole risolvere problemi, emergenze e rischi. Quello che invece è specifico rispetto al linguaggio giuridico è il modus di governo biopolitico, che non solo è diffuso nel sociale al di là dei poteri strettamente politici, e poi mira ad un fine di benessere, di incremento della vita, in una idea di naturalizzazione dell'umano, comunque, se non di biologizzazione, ma comunque di naturalizzazione dell'umano, che ignora i problemi o comunque non si occupa di problemi di giustizia e di appartenenza identitaria. Questi non sono problemi suoi, mentre questi li troviamo nel linguaggio e nella logica della politica e del giuridico. I governati vengono sollecitati e orientati al fine di che divengano adeguati all'efficienza dell'ordine socio-economico attraverso dispositivi il cui cardine sono discorsi esperti, cioè non la delega delle leggi, ma discorsi esperti, che nel moderno sono le scienze biologiche per la vita e la riproduzione della vita e la conservazione della vita, e scienze economiche per la riproduzione del sociale. Ora, tutto qui va bene. Cosa succede ora a un certo punto a questa coppia concettuale che ancora vige perfettamente ed è perfettamente convergente nel regime biopolitico disciplinare, per esempio, del welfare state?
quando stato, emergenza e vita si innestano l'una nell'altra dalla culla alla tomba. La rivoluzione culturale che accompagna il neoliberalismo sgretola questo blocco segnato dal predominio del pubblico e del politico e dal modus del disciplinamento che rende, cioè attribuisce e gestisce ruoli socio-economici omogenei. Per farmi capire bene, non l'ho spiegato bene, insomma, quello che voglio sottolineare è che dobbiamo prendere atto che si è trattata di una rivoluzione davvero efficace, quella neoliberale, proprio perché era anche culturale. Non solo, come diceva la Thatcher, sono le anime l'oggetto del neoliberalismo, cioè produciamo anime adeguate. Non solo l'epistemologia, ma anche l'ontologia, che sottintendeva il rapporto ordine-disordine nel moderno, muta in rapida accelerazione negli ultimi decenni. Si afferma una ontologia della indeterminatezza come carattere inerente alla realtà stessa. E in questa ontologia l'emergenza ha un ruolo decisivo e portante, tutt'altro che marginale, accidentale e magari anche disturbante. Prima, nel moderno, come si è detto, la contingenza, l'emergenza proiettavano sulle cose umane una incertezza che era antropologica, riguardava l'uomo, e epistemologica, e che attestava, insomma, era la prova della fragilità, della fallibilità dell'uomo, no? E soprattutto dei processi di conoscenza e di previsione. Debolezza tutta da compensare, anche politicamente da compensare, la confusione, la debolezza, l'anarchia, l'anomia. Bene, ma soprattutto debolezza anche della conoscenza da compensare, pensate a Leibniz, con calcoli probabilistici e statistici. La statistica, scienza della politica, tipica della politica, serve proprio a compensare insufficienze di conoscenza, insufficienza, contingenza nella conoscenza. Ora, a partire dagli anni 90, del secolo scorso, quando questa incertezza e imperfezione antropologica ed epistemologica si rovescia in una indeterminatezza strutturale, ontologica, e allora diventa un dato positivo, un dato produttivo di effetti positivi, tra i quali principale, effetto principale, macroscopico, è la vita. Emergenza, insorgenza, autopoiesi, resilienza, ricorsività, adattamento metamorfico, sono tutti tratti ontologici, di un'ontologia emergenziale alternativa, ma anche affermativa. Questa episteme, chiamiamolo così, cioè questa comune atmosfera culturale, si è affermata in modo assolutamente deciso, inesorabile, perché, lo dico ed è così inesorabile, perché contamina perfino lo statuto delle scienze dure, che tradizionalmente erano state riduzioniste, formali, rigide, come la fisica, oltre che ovviamente la biologia, la cibernetica e l'economia. E che l'economia, questo è ovvio, perché la instabilità ontologica proprio della realtà apre un campo sterminato di interventi di ottimizzazione, di sfruttamento. Cominciate già a pensare all'oggi, no? Questo campo di praticabilità, di azione che si apre, sia pure nell'emergenza pandemica. La distanza dall'atmosfera tragica, luciferina in qualche modo, legata all'ultimatum tra ordine e disordine, vita e morte della comunità, è abissale, è enorme. Se le eccezioni proliferano, l'eccezione non è più tale. La struttura, diciamo così, immanente nella realtà, sì, è casuale, è complessa, emergenziale, co-implicata nella emergenza. Ovviamente, e questa è la parte che interessa di più, secondo me, molto ha contribuito all'affermarsi di questa svolta ontologica, nel senso comune, che diventa senso comune, l'influenza performativa del mercato, che è la logica, il test dei processi
soggettivazione neoliberale. Il mercato ha abituato le menti a vedere il valore, cioè il riferimento normativo su cui si orientano le nostre condotte, volgarmente in economia il prezzo, come emergente, cioè è un'emergenza, è qualcosa che emerge dal gioco incrociato delle scelte aleatorie dei competitors. Valori instabili, valori irriducibili ed eccedenti le cause. L'emergenza e il rischio ad esso connesso sono la normalità e sono chance di profitto. Non mi sembra il caso di pensare a Benjamin, perché era tutt'altro contesto. L'abitudine all'emergenza qui, come dire, è produttiva, positiva, è l'effetto, tra l'altro, cui mira la razionalità neoliberale, che è un gigantesco generatore di emergenza e governa attraverso di essa. Il rischio, la tanto esaltata resilienza, non se ne può più di resilienza, cioè la duttilità, la capacità di assorbire blocchi imprevisti, l'adattamento che trasforma la norma durante il processo stesso, sono tutti valori, cose positive nell'ottica neoliberale. Allora, a questo punto, perché la nuova emergenza pandemica, che in fondo è un'emergenza, è stata tanto traumatica? E tra l'altro, diciamo, ha trovato tanto impreparati, soprattutto, e è inutile dirlo, i paesi neoliberisti e neoliberali, piuttosto che la biopolitica disciplinare tipica della Cina autoritaria, dove, diciamo, la reazione è stata compatta, sia pure con mille problemi. Cosa ha riportato, ci possiamo chiedere, insomma, ci saremmo aspettati una maggiore resilienza, se vogliamo dire. Cosa ha portato invece in prima linea la verticalità dell'eccezione, e dunque la politica pubblica? Come perfettamente ha detto Carlo Galli, il ritorno della sovranità. Semplicemente si è imposta perentoriamente la premessa base di qualsiasi convivenza, cioè la vita, la salvezza, la sopravvivenza. Non so neanche se si possa dire nuda vita. Certamente tutti vogliono sopravvivere come punto di partenza. Che le condotte, questa vinta sopravvivenza, le condotte autogovernate secondo il modus biopolitico neoliberale avrebbero messo a rischio, e quindi non andava bene. La biopolitica liberista, che spingeva a provvedere, diciamo, privatamente e in modo disegualitario alla salute, al benessere, all'incremento di salvezza, di tutto, eccetera, questa è stata improvvisamente ricacciata al blocco di potere, sempre biopolitico, ma disciplinare, che esige più Stato, più politica, capace di decidere. D'altra parte Foucault, quando aveva parlato di biopolitica, aveva detto che la biopolitica è liberogena, parlava del neoliberalismo, è liberogena, ma il suo rovescio è il liberticida, perché proprio la libertà che libera, che lascia crescere, è origine del apparati securitari. Certo, è stato uno shock per i liberisti e gli individualisti, che sono diventati un po' tutti, che si sono trovati di fronte a un dato che li accomuna forzatamente, come diceva benissimo Carlo, mentre li distanzia fisicamente, che può essere gestito solo collettivamente, politicamente. Ed è uno shock anche per il personale politico, assolutamente spesso inadeguato, che ha legittimato, terrorizzato, che ha legittimato ogni decisione con l'expertise, cosa che peraltro nella biopolitica avviene sempre, ma questa volta l'expertise non economica ma biomedica, nonostante la dimensione, come se fosse neutrale, laddove la dimensione politica ed economica della stessa scienza medica sarebbe un argomento importante da affrontare, è tutt'altro che poca, che limitata, è un po' molto decisiva. Ma soprattutto inadeguata è apparsa la territorialità, non dico regionale, ma anche nazionale, in una guerra planetaria tra specie, da una parte il virus, dall'altro l'uomo, dove al nemico interno esterno che era il virus, assolutamente razionale nel suo procedere, assolutamente
diciamo, fedele alla propria logica, e si contrappone invece la frammentazione, la competizione, la mancanza di coordinamento del fronte, diciamo così, amico e alleato, cioè l'uomo. Però il problema vero, e chiudo con questo, così, no, per non togliere spazio alla discussione, il problema vero, il dilemma che, con cui ha chiuso anche il professor Galli, è però che quando a rilanciare la politica è l'urgenza l'urgenza ultimativa della sopravvivenza, questo rilancio che in sé è del tutto auspicabile, avviene in un registro appunto di stato di eccezione che si fa a norma. E però stato di eccezione che si fa a norma all'interno di un'ontologia dell'indeterminatezza, che è ben diverso da prima, per cui si estende in uno stato, insomma, in una realtà incerta, in una realtà indeterminata, con una preventiva, e proprio per questo evoca una preventiva eccezione dei diritti dei cittadini. Ora, insomma, per spiegarmi meglio, se pensiamo a questo evento pandemico, la pandemia, come un'emergenza che può ripetersi, la Merkel e Macron ne sono praticamente certi, ma comunque è probabile che si ripeta, comunque possono essere anche altre turbolenze, altre contaminazioni tra uomo e animale, in questa specie di antropocene, che è questa nuova era geopolitica, geologica, antropocenica, in cui i domini si sono intrecciati, oppure potrebbe essere una crisi ambientale di tipo planetario, o ancora i famosi cigni neri, assolutamente probabili, possibili in una economia completamente sregolata dopo Bretton Woods. Bene, qualunque sia, se l'emergenza che contiene il rischio dell'annientamento si delinea diversamente che nello stato di eccezione classico, che era, vi ricordo, diciamo, puntuale e temporale, diciamo, significativamente legata all'evento, qui diventa una minaccia possibile, ma indeterminata, una possibilità evanescente, priva di chiaro referente effettivo, che esige quindi una estensione preventiva e globale, planetaria, dei dispositivi sicuritari, allora emerge un controllo che deve essere per forza completo, continuo, preventivo delle vite, un controllo che sospende, fa eccezione in modo permanente, continuo, dei diritti. Quello dello stato di eccezione, che nello stato di eccezione classico c'era un vuoto tra il diritto e la sua applicazione. Ora, questo vuoto, di fronte a una situazione ontologica indeterminata e quindi possibile, ma non nel senso della probabilità, che è una forma di compensazione del possibile, ma nel senso della possibilità evanescente indeterminata. Bene, allora questo spazio vuoto sarebbe completamente saturato, e non da norme, ma da dispositivi di controllo che raccolgono, incrociano, accumulano, confrontano dati in cui tutto il vivente sarebbe ritrascritto. Questo, francamente, auspicabile non mi sembra. Mi fermo per poi aprire, grazie di avermi ascoltato, per poi aprire il discorso al dibattito. Grazie. No. Grazie a lei. Dunque, a questo punto io cercherei di fare una brevissima sintesi per cercare di costruire un piano di, diciamo, discorsivo comune. Mi pare che una linea di continuità tra i due interventi è il fatto che tra governamentalità liberale, o meglio neoliberale, ed eccezione, Non c'è un rapporto, diciamo, di alternativa escludente, ma c'è un rapporto in qualche modo di complementarietà.
In questo senso mi sembra che appunto i due interventi convergano in quest'idea per cui l'eccezione che rispetto all'ordinamento è l'atto costitutivo evenemenziale, appunto un evento che apre una prospettiva, un ordinamento, diventa in qualche modo un dispositivo ordinario all'interno di una situazione che ha nell'emergenza la sua norma, in qualche modo. E in questa situazione di emergenza sanitaria, questo complesso di problemi viene esposto in maniera, diciamo, particolarmente vivida ed immediata. Io a questo punto, se Jacopo vuole porre delle questioni, lascerei anche la parola a lui e mi tacerei per un po', insomma, se ha delle suggestioni. Ma sì, evocato emergo. Intanto grazie Rolando e grazie ai nostri due ospiti che sono stati davvero eccezionali, insomma, nell'esporre una questione così complessa in modo così chiaro. Io volevo un po' provare a esporvi quello che io trovo essere un rischio in una prospettiva come quella che avete esposto, che ovviamente non è comune, ma è simile sotto certi rispetti, come Rolando giustamente sottolineava. Ed è un dubbio su quella che il professor Galli chiamava plasticità della società. Una plasticità della società nelle mani del potere sovrano, che avrebbe come fine, riprendendo invece parzialmente l'intervento della professoressa Bazzicalupo, il controllo e l'instaurazione di un certo tipo di razionalità. Ora, sempre il professor Galli nella sua relazione menzionava l'ipotesi liberale, che è l'ipotesi fondamentalmente di una resistenza della società rispetto alla sovranità, cioè per cui ci sarebbe una resilienza, una stratificazione sociale che resiste, che preesiste rispetto alla società, alla sovranità e che non è istituita completamente dalla sovranità. Beh, non c'è soltanto l'ipotesi liberale a sostenere questo, è anche l'ipotesi dialettica. L'ipotesi dialettica, cioè l'ipotesi fondamentalmente di derivazione hegeliana e poi marxiana, prima che ci fossero le commissioni col pensiero negativo, in base a cui il potere risulta essere espressione di una certa parte sociale, per cui la società è stratificata, è abitata da conflitto, un conflitto di un certo tipo, e il potere risulta espressione di una parte della società. Cosa che secondo me è emersa in modo chiarissimo nel modo in cui l'establishment governativo italiano ha gestito l'emergenza e ha cercato di ristrutturare, ad esempio, i rapporti interni alla forza lavoro, il rapporto fra capitale e lavoro tramite una serie di provvedimenti, scegliendo di seguire per certi versi quello che era stato il diktat di Confindustria. Allo stesso modo, ad esempio, se seguiamo quella che è l'ipotesi biopolitica in senso stretto e quindi pensiamo che il discorso economico sia quello dell'economia politica classica, che quello neoliberale sia uno strumento di controllo e che quindi, come avveniva nel caso dell'economia politica classica, la divisione di classe, una divisione di gruppi sociali, è uno strumento esso stesso di controllo, non si capisce come la popolazione di un determinato territorio possa essere analizzata se non nei termini di soggetti di dominio, senza alcuna possibilità di aggregazione, organizzazione e reazione. Per cui un po' la mia domanda converge su questo punto. Questo tipo di discorso, che ha come propri assi lo stato d'eccezione, la sovranità e il controllo, non è esso stesso, passatemi il termine, un effetto di quel controllo, un'assolutizzazione di questo stato che porta esso stesso ad aumentare il controllo perché ci dà fondamentalmente l'idea di essere impotenti di fronte all'onnipervasività del potere? Questa è un po' la questione. Rolando, lascio a te di nuovo la parola. No, sono io che a questo punto do la parola. Andrei in ordine, insomma, di intervento, quindi lascerei prima la parola a Carlo Galli per una delucidazione su.
la domanda piuttosto complessa, diciamo, di... Ma guardi, in realtà la domanda è traducibile in modo, mi sembra, abbastanza semplice. È possibile una lettura di sinistra della crisi pandemica? Ancora, è possibile una lettura di sinistra della fase neoliberale che l'ha preceduta? La risposta è in linea teorica sì, ma non ci sono nella società forze, soggetti, movimenti significativi. Poi c'è di tutto dentro la società, evidentemente, ma insomma, linee di forza epocali che si pongano come capaci di leggere in modo alternativo il presente. E quindi è vero che tutto quello che si dice oggi è, si passa da una forma di manifestazione del potere, chiamiamola neoliberale, a una brusca insorgenza di una forma di manifestazione del potere che sembrava remota e obsoleta, la sovranità eccezionalista, e ci si accorge che questa brusca insorgenza è destinata presumibilmente ad essere riassorbita come emergenza, ecco. Appesantendo i caratteri di rischiosità e quindi di richiesta di sicurezza e quindi di controllo. Cioè, stiamo sempre parlando sempre e solo di potere, manifestazione del potere. Non parliamo mai di coloro che da questa manifestazione di potere traggono vantaggi strutturali e di coloro che da queste diverse, ma in continuità tra di loro, manifestazioni del potere traggono svantaggi strutturali, cioè quasi noi tutti. È possibile una lettura di sinistra della pandemia? È possibile una lettura di sinistra del caso d'eccezione? Ci vogliono dei soggetti. I soggetti sono stati disinventati, quei soggetti, e ne sono stati inventati altri. I soggetti collettivi sono stati disinventati, è stato inventato il soggetto individuale neoliberista. E quindi in realtà io vedo fortissimi elementi di sovrapposizione, e ne sono lieto e fiero con l'analisi di Laura Bazzicalupo. E certamente in comune abbiamo la domanda, tutto ciò avrà fine, e in comune abbiamo la decifrazione di questa fase eccezionale come di una fase che sì, in un qualche modo era inattesa e che ha attivato logiche che il neoliberismo come tale non ama, perché appunto sono logiche puntuali, sono logiche eccezionali, sono logiche strategiche, mentre invece il neoliberismo è una vive di complessità e non di semplificazione strategica. Beh, sì, però è facile prevedere che queste logiche puntuali, verticali, vengano riassorbite e siano esse stesse funzionali all'accrescimento del controllo. Lo stiamo già vedendo sostanzialmente. La domanda aperta è: ma dove si va? Ma la vera domanda è chi può cambiare, modificare questa via? Dov'è un'alternativa? Dov'è una lettura alternativa? Io ho detto di sinistra perché sono un signore anziano. Diciamo, una lettura alternativa che mostri, non in modo velleitario, né in modo meramente teorico, ma che legga la società facendone emergere una possibile alternativa. Io al momento non lo vedo. Ecco. Il pensiero dialettico, che si fondava sopra la interpretazione del reale come sistema di conflitti non necessariamente individuali, ma tra parti in relazione reciproca della società, che vedeva il potere non come qualche cosa che stava fuori e sopra la società, ma che ci stava dentro, da cui la critica dialettica al concetto di contratto, ad esempio. Il pensiero dialettico è il grande sconfitto del neoliberismo. Il neoliberismo ha sconfitto lo Stato sociale, ha sconfitto l'idea
che il potere possa controllare la società, ma ha anche sconfitto l'idea che la società porti sempre con sé forme di potere capaci di essere reciprocamente alternative. Potere sì, ma potere non alternativo. Ce n'è solo uno di potere, che si manifesta in forme diverse a seconda delle circostanze. Questo è ciò che ci fa vedere. Cioè, nemmeno Laura si è chiesta come mai il sistema neoliberista che sembrava, che sembra, che è così resiliente, è stato preso alla sprovvista da questa emergenza che ha dovuto trattare con strumenti che non gli sono consoni, come l'eccezione. Beh, sì, è stato preso alla sprovvista perché culturalmente non ama la sovranità, però, ripeto, tranquillamente, serenamente, senza enfasi, ma la adopera quando gli pare. Certo, è uno strumento che è temuto dal potere neoliberale, la sovranità, perché in linea teorica potrebbe essere impugnata da altri soggetti, ma appunto in linea teorica, e poi quando ci vuole, no? È quello che stiamo vedendo. Chi si è alzato per impugnare diversamente la sovranità? Nessuno. La sovranità è saldamente nelle mani di chi non ne vuol sentire parlare perché preferisce un diverso esercizio del potere. Grazie, grazie per la risposta. Io avrei delle questioni, ma prima di porle darei la parola per una replica a Laura Bazzicalupo. Sono d'accordo assolutamente con le precisazioni di Carlo Galli, che assolutamente, anzi, vorrei se devo dire qualche parola, è proprio sul... c'è una difficoltà a trovare i soggetti, questo che dovrebbero, che potrebbero interpretare il momento attivo di resistenza attiva, in qualche modo, no? Di formazione comunque alternativa e attiva. In realtà questo è esattamente la modalità neoliberale. Il neoliberalismo parla di individui, ma i sistemi securitari che mette in atto sono desoggettivanti, cioè ricostruiscono il profilo non dell'individuo, di me soggetto, Laura Bazzicalupo, ma mi aggregano attraverso le mie preferenze, non so, di preferenze di vita, preferenze di consumo, malattia, cioè il controllo avviene scomponendo il soggetto, e questo rende complessa la cosa, cioè è molto difficile perché il neoliberismo sia stato, a prescindere ora dalla gestione di questa realtà, che, come benissimo ha detto Carlo Galli, in realtà vede la coesistenza del vecchio, la ripresa del sistema sovrano, che non è mai stato lasciato da parte, e la ripresa in perfetta coesistenza, pacifica coesistenza con i sistemi di governance e così via. Però vorrei sottolineare proprio questo, che il controllo avviene desoggettivando. Cioè, lui ha parlato prima di trasformazione digitale, che qualcuno ha salutato, della biopolitica, in incorporeità digitale. Bene, ma quell'incorporeità crea delle, diciamo così, divide gli individui e li, diciamo, disarticola in dati. Dati che possono essere controllati. Se tu usi quella app sarai controllato nei tuoi movimenti, se tu è chiaro che, oppure il tuo stato di salute, non sei tu come soggetto, la tua potenza di vita, la tua capacità individuale tipicamente moderna, che era stata moderna, del soggetto che si nella classe sociale, soggetto anche politico,
che si intesta alla funzione proletaria, cioè la funzione di attivamente combattere il capitalismo. La difficoltà sta nel fatto che questi individui sono desoggettivati, sono disarticolati e realmente sono in pratiche del potere diffuso che si esercita in forma, diciamo così, in questo profondamente diversa da come era nel moderno e come la dialettica poteva ancora immaginare, cioè una, diciamo così, corpi che vengono a contrapporsi, corpi con tutta la loro unità soggettivante. Qui possiamo soltanto immaginare che, e questo lo possiamo immaginare perché vediamo per esempio la situazione negli Stati Uniti in questo momento, c'è una forte effervescenza di resistenza e di politica attiva. Bene, possiamo immaginare che, diciamo, si ricostruiscano delle forme di aggregazione, delle forme di, diciamo, di riconoscimento reciproco, e allora abbiamo la soggettivazione politica. Avere quindi una possibilità di soggettivazione politica, diciamo, che reagisce e insieme si costituisce come forma, per il momento in maniera assolutamente precaria. Possiamo augurarci che assuma più forza, che assuma un profilo, ma per ora è in maniera precaria, sarà sicuramente disarticolata, si cercherà di dividerla, come è proprio di una gestione di controllo. Ecco. Vabbè, volevo dire questo. No, grazie per la sua risposta. Io mi riallaccerei a questo prima di cercare poi di dare voce ad alcune questioni che sono state poste dal pubblico, per dire questa cosa qui. La mia impressione è che la mancanza di soggettivazione di soggetti che possono produrre un'alternativa deriva da una lettura incredibilmente trasversale del sociale. In questo senso cerco forse di riallacciarmi un po' a Jacopo e di riabilitare per certi versi l'impostazione dialettica, se vogliamo. Cioè, la mia impressione è che tanto in Schmitt, per intenderci, la decisione sovrana e politica si esercita su un caos, sul presupposto di una società civile destrutturata, su un disordine privo di logica e di mediazioni. E quindi, appunto, la decisione taglia in qualche modo questo caos e produce l'ordine dal nulla. E in questo senso è anche molto evocativa ed è molto potente la macchina concettuale schmittiana. Dall'altra parte, il neoliberismo anche in parte concepisce la società e il campo di esercizio dell'ordine, perché poi una delle capacità, secondo me, del neoliberismo è anche quella di avere una logica nel produrre disordine e crisi in qualche modo. Però anche in questo caso mi pare che ci sia una lettura della società e della conflittualità interna alla società in termini non strutturati, non illogici, cioè sostanzialmente il marginalismo e il neoliberismo, qualcuno l'aveva anche accennato nei commenti, è una logica dell'emergenza ed è una logica dell'aleatorietà. Laura Bazzicalupo è stata molto chiara parlando di una ontologia dell'indeterminatezza o della complessità, cioè è un caos privo di regola. E altrettanto mi pare che questo sia un presupposto condiviso anche dalle letture, diciamo, critiche che di matrice biopolitica, per cui il potere si esercita su una vita priva di determinazioni, sostanzialmente, e in qualche modo le strutturazioni sociali seguono all'esercizio di un potere e di una disciplina, di un discorso,
e non viceversa, cioè la società è di per sé stessa destrutturata e viene costruita dal potere diffuso e da una serie di pratiche, ma di per sé il sociale appunto non risponderebbe ad alcuna logica. E a me sembra che appunto questa concezione del sociale come un campo immanente, diciamo in termini hegeliani, di atomismo, di atomismo etico, cioè in qualche modo è la società civile è il luogo dell'interazione singolare, che è sì un effetto ed è frutto appunto anche di quei meccanismi di cui ha parlato Laura, ma è la professoressa Bazzicalupo, ma è anche una frammentazione che in qualche modo occulta una logica e dei rapporti di potere che sono già mediati già all'interno della società. Cioè, in buona sostanza, quello che secondo me impedisce in qualche modo di immaginare una soggettivazione è che tutti i soggetti sono identici e farebbero parte di uno stesso campo omogeneo. Mentre un'analisi del sociale che cercasse di capire se c'è una logica, e a me pare che, per esempio, studiando l'economia politica si nota una certa logica nel disordine, una certa logica irrazionale, cioè il processo di estrazione di valore nella società produce disordine, ma non per questo è illogica, non per questo è priva di una forma di ordine. E quindi forse è da qui che forse potremmo provare a partire per ricostituire quei soggetti di cui si lamenta l'assenza. Non so se sono stato chiaro o se sono stato confuso, è una questione molto complessa e probabilmente non abbiamo il tempo di affrontarla compiutamente, ma io a questo punto chiederei a Jacopo se vuole aggiungere qualcosa e poi lascerei di nuovo la parola ai nostri ospiti. No, direi lasciamo la parola ai nostri ospiti, così replicano anche a questa tua domanda e poi eventualmente raccogliamo sollecitazioni dal pubblico, d'accordo? Certo, allora io darei la parola di nuovo in ordine a Carlo Galli per una replica, per una sollecitazione. Sì, io non voglio replicare perché sono d'accordo, voglio sottolineare questo, insomma, che per vie diversissime, tanto Carl Schmitt quanto il neoliberismo, quanto Foucault, dicono tutti la stessa cosa, cioè appunto che come minimo l'interpretazione strategica della società dal punto di vista sociale e politico, cioè la lettura di classe, ecco, è sbagliata. È sbagliata, è troppo semplice, è naif. Lo dicono in modo diverso, ma questo dicono, sono tutte forme di antimarxismo. Perché è sbagliata? Perché la società non è disordinata ma ordinata, è disordinata e basta. Ecco. E dicono ciò nel momento in cui sembrava, effetto ottico, ma insomma sembrava che la interpretazione marxista della società avesse il più grande successo. Cioè, un libro scritto nel 1922 come Teologia politica, il libro scritto nel 1921 come La dittatura, che è ancora più chiaro da questo punto di vista, serve a riportare la rivoluzione proletaria all'interno di un altro discorso. La rivoluzione proletaria vuole essere il compimento della lettura dialettica della società, e invece no, non è compimento di niente, è semplicemente uno dei modi attraverso i quali si declina qualche cosa di ben più importante, di ben più radicale, cioè lo stare insieme, mai pacificato, di violenza e diritto. È un caso fra gli altri. Ecco, questo in un certo modo. In un altro modo, il marginalismo, da cui deriva tanto il neoliberismo quanto l'ordoliberalismo, ha come punto fondamentale
ciò che lei diceva poc'anzi, cioè di negare radicalmente la teoria del valore lavoro, che è una teoria troppo facile, primitiva, naif. Non è vero che i prezzi sono determinati dalla quantità di lavoro incorporata attraverso reificazione nel bene prodotto. Non è vero, il marginalismo si fonda sull'idea che i prezzi sono determinati dall'equilibrio fra domanda ed offerta, a partire dalla scelta razionale del consumatore marginale. E questa idea è incorporata nell'ordoliberalismo, che gli aggiunge semplicemente uno stato gendarme e un bel po' di organicismo vetero tedesco. È l'idea incorporata nel neoliberismo, cioè la società è un disordine produttivo dove ciascuno è imprenditore di se stesso e vive lottando e concorrendo di logiche di domanda e offerta. Cioè, tutto ciò si sviluppa a partire dal momento di più grande successo del pensiero dialettico, che poi quel successo, dico la rivoluzione bolscevica, che poi fosse un successo spurio è un'altra storia, ma insomma quello che pareva essere il più grande successo a tutti, pareva essere il più grande successo del pensiero dialettico, si sviluppa per tutto il Novecento fino ad arrivare alla consumazione, alla distruzione e dell'esperienza comunista in Unione Sovietica e di ciò che a quell'esperienza veniva contrapposto, ma che si fondava per certi versi sulla stessa logica, cioè dello Stato sociale socialdemocratico. Ecco. Dentro questo siamo, da un punto di vista epocale, siamo dentro la consumazione del pensiero dialettico, sostituito da pensieri non dialettici, perché si potrà dire quel che si vuole, ma insomma Schmitt non è dialettico, Foucault non è dialettico, e il padre comune, Nietzsche, anche se Schmitt protestava duramente contro questa paternità e la negava, il padre comune certamente non è dialettico. Siamo dentro questo. Poi, dentro questa assenza di dialettica, vi sono forme di gestione diversa del potere, vi è quella appunto emergenziale e quella eccezionale. A volte quella eccezionale ritorna per essere riassorbita. Ecco, in questa spiegazione estremamente semplice c'è la risposta. Qui non si sta dicendo che siamo contenti o scontenti di ciò, si sta in qualche modo fotografando quello che sta capitando, secondo noi. Che la possibilità gramsciana di reinterpretare la società è una lotta egemonica, si tratta di vedere se è possibile riuscire nuovamente a interpretare la società come un solido complesso, ma non tanto complesso da essere dissolto nella propria complessità. Ecco, se ciò è possibile o se non è più possibile. Voglio dire, e chiudo, la fortuna di Schmitt in Italia e poi nel resto del mondo, insomma, nasce dal fatto che l'intelligenza di sinistra abbandona il pensiero dialettico. Poi una parte dell'intelligenza di sinistra va con John Rawls, ma un'altra si prende questa strada che è duramente, violentemente antidialettica. Cioè, non c'è spazio per Gramsci in questa logica. Ci piaccia o non ci piace? Cioè, l'idea è quello è un sistema come Croce, così Gramsci, sono interpretazioni oggi non parlanti, non adeguate, non descrivono. Ecco, il neoliberismo da questo punto di vista ci ha messo proprio una pietra sopra. Che poi ci sia, e questo è notevole, una al tempo stesso ci sia stato un revival di Schmitt parallelo a un revival di Foucault, a me non fa molta specie, ma che ci sia al tempo stesso un revival gramsciano, questo ci dimostra che la storia non è finita, ecco, che il mondo è più complicato di quello che riusciamo a dire e a pensare, e la storia non è finita, e che se non altro di una diversa interpretazione del reale c'è se non altro bisogno, e di questo sono d'accordo anch'io. Grazie per la risposta. Io a questo punto lascerei la parola a Laura Bazzicalupo, poi se c'è tempo cerchiamo di... però ovviamente con calma.
non è che il problema si sia molto spostato, ecco, rispetto al nostro discorso, a quello mio e di Carlo Galli, perché noi, appunto, come lui ha detto, abbiamo cercato di mostrare quali sono le cose che avvengono o l'analisi delle cose che avvengono. Nessuna adesione alla ineluttabilità del caos privo di regola. Prima di tutto, anch'io sono convinta che c'è tutt'altro che una priva di regola. È chiaro che c'è un'egemonia del pensiero neoliberale. Ho parlato di una rivoluzione culturale, perché soltanto una rivoluzione del senso comune può cambiare un senso comune profondamente strutturato all'interno delle soggettivazioni. Poi, quando io parlavo di controllo, parlo delle forme di controllo che un sistema neoliberale, neoliberista, una governance neoliberista mette in atto. Sono forme legate anche al controllo dei consumi, al controllo delle logiche securitarie. Perfetto. Mentre quando invece parliamo di una società antagonista, di una possibile antagonismo, è chiaro che la stessa biopolitica è una concezione, in realtà, la stessa idea di un'ontologia indeterminata, dell'indeterminatezza, ha un elemento di positività, di costruttività del potere. Per cui, se da una parte ci sono i poteri egemoni, non esiste potere senza contropotere. Cioè, non è proprio impossibile immaginare il concetto stesso di potere come collocato in un luogo che non abbia una relazionalità, un'interdipendenza con quanti in parte lo assumono, in parte lo piegano, in parte lo negoziano, in parte lo combattono. Quindi, insomma, sarebbe semplificatorio immaginare una situazione chiusa? Assolutamente no. Non lo penso neanche lontanamente, penso che, anzi, le crisi reiterate possono dare sbocco a, d'altra parte, se una società è fortemente venemenziale, l'emenzialità, cioè la struttura, in qualche modo sempre innovativa, sempre nuova, sempre anche imprevedibile del reale, ma anche a vantaggio sicuramente può andare a vantaggio delle forze, quello che è sicuramente tramontato della dialettica e il determinismo, e quello è, siamo fuori, determinismo della filosofia della storia, delle classi, secondo me non esiste più, ma mentre esiste molto una lettura possibile della lotta di classe, nella forma naturalmente non di classe stabilita come tale, ma di classe come soggettivazione antagonista a diversi livelli, ma sembrerebbe francamente che un altro riscontro rispetto a quello che stiamo facendo sullo stato di eccezione, che invece ha una struttura, la percezione che può entrare in dialettica con l'emergenza, ma che in sé non ha un legame diretto con la lotta di classe, se non nella forma di potere costituente, ma che oggi non si ripropone, peraltro, non si ripropone proprio la forma di antagonismo che passa attraverso il potere costituente e così via. Si forma ciò cui la gente pensa, anche quando pensa in modo antagonistico, è invece una diffusività del potere, forme di resistenza che possono effettivamente mettere in forza l'egemonia culturale e naturalmente materiale del neoliberismo, che è una dottrina, che è una teoria, come ha detto benissimo Carlo, una teoria che nasce dal marginalismo e ha l'ambiguità e il fascino del marginalismo, perché il marginalismo punta sul desiderio, sulla potenza desiderante delle persone. E quindi ovviamente ha avuto un successo notevole, perché destruttura una serie di... Si può leggere benissimo, è stato fatto come movimento, all'interno di quello, un movimento di costruzione del soggetto, del soggetto antagonista, del soggetto che combatte, del soggetto, perché addirittura può essere la classe l'elemento, il momento attivo, ma siamo fuori dal discorso che facevamo, allora ci vorrebbe almeno un'altra oretta. E credo che gli ascoltatori siano abbastanza stanchi. No, la ringrazio. E forse,
No, queste sollecitazioni sono venute proprio perché la, almeno da parte mia, proprio perché la condizione in cui questa situazione ci ha posto di particolare isolamento, di particolare frammentazione, ha manifestato contemporaneamente anche alcune... Assolutamente comprensibile, è giusto che siamo... Però è vero che è un discorso che esula e mi scuso anche con i nostri ascoltatori che hanno fatto tante domande, perché purtroppo abbiamo superato leggermente l'ora e mezza e un po' per anche rispetto per i telespettatori, diciamo così, ma anche per i nostri ospiti, temo insomma che sarebbe bello continuare, ma purtroppo i tempi sono questi, e poi per cui ringrazio ancora Laura Bazzicalupo e Carlo Galli per la loro competenza e suggestioni, e ringrazio anche chi ci sta seguendo per la diretta. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 18:30, in cui parleremo di diritti e lavoro. Forse c'è stato un... Comunque parleremo di diritti e lavoro con Geminello Preterossi e Alisa Del Re, sempre alle 18, e vi ringrazio ancora per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.